Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro. E questa sera, come nostro solito, di venerdì parleremo di storia. Parleremo di storia, ma non è una storia normale, è una storia che possiamo dire contemporanea pure, cronaca, attualità, dove ci sono dei risvolti antropologici, sociologici molto molto seri, molto importanti. E come nostro solito ci facciamo anticipare da un breve video. Vantaggio. È stato catturato un malvivente armato di fucile e di munizione senza averne licenza. È certo un brigante. Ma lo conosco. È Carlo Capasso, un pastore. Introducete il prigioniero. L'udienza è aperta. Signori, vi presento il professor Ettore De Nigro, studioso di questa nuova scienza chiamata... Buongiorno, signori. Antropologia criminale. Dalle fattezze del suo volto, il professore potrà indicarci il grado di ferocia dell'imputato. Prego, professore. Dunque, vediamo, sì, certo. Ecco, questo individuo presenta il cranio piuttosto piccolo, con diametro bitemporale di minore lunghezza rispetto a quello frontale occipitale. Per cui gli organi della distruttività e di ogni altra tendenza animale si mostrano preponderanti sul resto. Ho finito, eccellenza. Colonnello? Eccellenza? Signori ufficiali, quest'altro giungerà alla dotta disquisizione del professor De Nigro. Oggi la scienza è in grado di offrire quelle matematiche certezze in grado di scongiurare l'errore umano. In più, i fatti. Quest'uomo, armato di fucile, in disprezzo a tutte le norme emanate dal governo di Sua Maestà il Re d'Italia, si aggirava per i monti, con la palese intenzione di tendere agguati a militari e civili. Chiedo pertanto, in base agli articoli 1402 e 1409, la sua condanna a morte mediante fucilazione. Avete visto dal video che questa sera parleremo di un personaggio, diciamo che la storia ci ha consegnato e che purtroppo è contemporaneo, è attualissimo. Ne abbiamo già parlato con l'ingegnere Domenico Iannantuoni. Questa sera ne parliamo con un altro illustre ospite che ci viene a trovare per la terza volta e parliamo del professor Giuseppe Cangemi. Buonasera professore, come state? Buonasera, salute a tutti. Tutto bene? Sì, per adesso sì. E voi mi avete fatto dono di questo testo, Stato carnefice o uomo delinquente, che sta qui, questo, e sì, non potevamo, leggendolo, non potevamo non fare una trasmissione legata a questo, a questo personaggio che effettivamente è una croce per la nostra identità napoletana, per la nostra identità meridionale, e che è nato per poter distruggere una civiltà e soprattutto frutto del loro complesso di inferiorità che loro avevano nei nostri riguardi e continuano ad avere. Questo è il mio pensiero. E a bruciapelo vi dico subito, quando è stato importante, importante per loro e nefasto per noi, Lombroso applicato al brigantaggio e all'Unità d'Italia? Ma è stato importante per una cosa. Lo si trova in una lettera di Giuseppe Ferrari. Di ritorno da Ponte Landolfo, egli si trova su una nave, sta tornando a Torino e allora parla con un capitano dei Carabinieri. Il capitano dei Carabinieri è sconvolto per il numero di uccisioni che ha dovuto ordinare e alle quali ha partecipato per ordini superiori. E questo era stravolto, e situazioni di questo genere, di crisi di coscienza per la mattanza del meridione, erano molto frequenti. Bisognava sostanzialmente alleggerire la coscienza di queste persone che avevano fatto delle cose assolutamente atroci e assolutamente inaccettabili per la loro coscienza. Non tutti, molti di loro sono il cosiddetti la sindrome dei reduci, che è una cosa che segue tutte le guerre
e soprattutto anche alle guerre civili. Allora, situazioni di questo genere, di cui se ne è parlato pochissimo perché vengono sempre nascoste, creavano grossissimi problemi dentro l'esercito. Allora, Lombroso ha cominciato la sua attività dopo essersi laureato come medico dell'esercito ed è andato anche giù in Calabria, dove ha passato 3 mesi a seguire le truppe che cercavano i briganti, assediavano le città, ha partecipato all'assedio della città di Cotronei e altre cose, misurava crani di briganti uccisi e anche di contadini del posto per fare un paragone tra gli onesti e i disonesti e cose di questo genere. Lui dentro l'esercito, in quanto medico, deve aver trovato molte di queste persone disastrate da quello che era stato loro ordinato di fare. E quindi a un certo punto lui, alla fine della lotta al brigantaggio, cioè con il 1870, comincia a pensare a alleviare la coscienza di queste persone che come soldati avevano compiuto tutte le stragi di cui ora si sta scoprendo qualcosa in più rispetto a quanto si sapeva prima. E lui praticamente scopre per caso una fossetta occipitale nel cranio di un meridionale, un calabrese di Motta Santa Lucia, e si convince e convince molti, non tutti, che quella fossetta occipitale era l'esempio dell'atavismo meridionale. Cioè trovi una fossetta in una persona e praticamente stigmatizzi come atavici tutta quanta 7 milioni, 9 milioni di persone. Non è che sia scientificamente molto esatta una cosa di questo genere, però funzionò. E questa è la motivazione prima. Ora noi, io di questo non mi ero mai interessato, di Lombroso l'avevo trascurato per fastidio proprio a interessarmene. Che cos'è che mi ha spinto a un certo punto a interessarmi? Beh, professore, scusatemi, si potrebbe dire 9 milioni di mediterranei, ma a quel punto tutto il popolo mediterraneo, perché quella è una caratteristica somatica dei popoli mediterranei. Sì, certamente, perché atavici non solo i popoli mediterranei, ma gli africani, ma noi eravamo, in quanto meridionali, eravamo di stirpe africana, di razza, per usare il termine esatto che lui ha utilizzato, mentre i settentrionali erano di razza ariana. Questa era la sua teoria. E comunque non era questo il problema, perché quando per me mi ero disinteressato, era una cosa un po' antica, mi sembrava superata dal tempo, era ormai screditato completamente, se non che a un certo punto mi arriva un'email, non so come mi abbia rintracciato, da un medico statunitense di origini calabrese. Mi chiede in questa lettera una cosa molto semplice: ma scusate, com'è possibile che i meridionali non riescono bene nei testi invalsi, non riescono bene in matematica, non riescono bene in italiano, quando qui i figli dei meridionali calabresi che sono negli Stati Uniti sono praticamente dei geni della matematica, molto più spesso e con una incidenza molto maggiore di quella dei non calabresi, insomma, o dei non meridionali. E io rimasi abbastanza colpito da questa cosa e ho cominciato ad avere degli scambi con lui. E lui mi ha fatto capire che era ritornato di moda l'ombrosianesimo, cioè la teoria lombrosiana, negli Stati Uniti a causa di uno psichiatra inglese che era sostanzialmente Lin, si chiamava. Questo Lin aveva tirato fuori una teoria molto particolare. Andando ad analizzare i test che si fanno agli studenti, si fanno alle elementari, poi alle medie, poi nei licei o nelle scuole secondarie,
andando ad analizzare, lui aveva scoperto che i test meridionali erano, diciamo, con punteggi mediamente più bassi rispetto a quello dei settentrionali, ma anche rispetto a quello dei francesi, dei tedeschi, degli inglesi, e aveva tirato fuori la teoria che la razza meridionale non era intelligente, era meno intelligente dell'altro, e che questa era la causa del sottosviluppo meridionale. Quindi, discutendo con questo dottore, medico, insomma, statunitense di origini calabrese, io ho scoperto un universo nuovo. Ho detto, ma com'è possibile che si ritorni all'ombroso, che da noi è completamente screditato? Se non che, quasi contemporaneamente, mi accorgo che non era affatto screditato da noi e che c'era un revival di attenzione verso l'ombroso, che si era mostrato, rivelato nella organizzazione del Museo Lombroso da parte dell'Università di Torino. È un museo di antropologia che però è doppio, perché c'era già un museo di antropologia a Torino ed era un museo organizzato secondo criteri scientifici molto validi. E questo però, questo museo, è chiuso da una ventina, forse una trentina d'anni, perché l'edificio è dichiarato inabile, inagibile. E allora, piuttosto, la cosa che mi ha colpito molto è di scoprire che invece di rendere agibile e mettere nuovi locali per quel museo, che è molto bello ed è molto rinomato in ambienti scientifici, hanno pensato di chiedere i soldi e di utilizzare i soldi per fare un museo dedicato all'Ombroso, in cui si mettevano tutte le cose che l'Ombroso ha raccolto nella sua vita e sulle quali ha tirato fuori la sua teoria dell'atavismo meridionale. Questo non era solo la prima scoperta. La seconda scoperta è stata di aver trovato un libro dedicato all'Ombroso di una ricercatrice calabrese che praticamente era finita a Padova, e lì aveva pubblicato questo libro, non mi ricordo come si chiamava, vabbè, comunque era sostanzialmente di rivalutazione di Lombroso e anche di elogio per il fatto che era stato organizzato il museo. Dopodiché ho cominciato a notare altre cose. Una delle questioni più importanti per individuare l'atavismo... Professore, stiamo parlando di una calabrese, giusto? Sì, Maria Teresa Milicia ha fatto questo libro, il Teschio, non mi ricordo come, adesso non ricordo esattamente, ma se vuole guardo nella bibliografia e glielo dico subito qual è il titolo. No, ma c'è scritto qui... Aspetti, Storia di un cranio conteso. Storia sì. Di un cranio conteso era. Sì, ed era il cranio di Villella. E c'era. Quando io ho visto questo. Sì. Quando io ho visto questo libro, sono andato ad assistere a Padova alla presentazione del libro stesso. C'erano persone che venivano da Torino, uno era il direttore del Museo Lombroso, altre persone che venivano, docenti che venivano da tutta Italia, c'erano alcuni antropologi padovani, ma erano tutti favorevoli a Lombroso. Io mi sono sentito sei o sette persone che parlavano benissimo della scienza in Lombroso. Dopodiché io mi sono alzato, appena hanno finito di parlare tutti, ho chiesto la parola. Essendo professore ordinario dell'Università di Padova, il dibattito non era previsto, ma la parola me l'hanno data. E io ho detto semplicemente, ma scusate, voi venite a Padova, in questa università, che ha sempre accettato un dibattito molto franco e aperto, ma non con solo quelli che sono favorevoli. Ci sono anche quelli che non sono favorevoli, che sono contrari,
permettetemi di dire 5 minuti di intervento per spiegare che invece Lombroso aveva tutta una serie di cose per cui ancora oggi non bisogna prenderlo ad esempio. E lì sono rimasti abbastanza sorpresi, lì un po' di imbarazzo lo hanno sentito, io essendo noto nell'ambiente, ovviamente all'inizio quelli che erano i padovani stavano giù a testa bassa e non intervenivano per bloccarmi, toccava a loro farlo. Ed è intervenuto il direttore del museo Lombroso di Torino che mi ha tolto la parola. Sono rimasto abbastanza disorientato, educatamente ho smesso di parlare, mi sono avvicinato a parlare con un amico, gli ho detto ma sono stato scortese, maleducato. Lui mi ha detto no, stai tranquillo, sei stato cortesissimo ed educatissimo, sono loro che sono scortesi e maleducati. Ovviamente a quel punto ho cominciato a guardarmi intorno sulla faccenda Lombroso, perché non è possibile che ci fossero 7 docenti universitari che erano tutti favorevoli a Lombroso e al museo. Sono rimasto abbastanza sconvolto e pensavo che fossero ormai archiviata la questione di Lombroso scienziato. E a quel punto ho cominciato a studiare Lombroso. E qui devo dire una cosa che è ancora più grave, ed è la seguente. La prova principe secondo cui si può riscontrare l'atavismo è che nei meridionali è che i meridionali hanno una pratica che altrove non esiste. Questa pratica è quella del cannibalismo esibito. Lombroso portava una serie di esempi di forme di cannibalismo in cui la gente si mangiava carne umana e quindi diceva a tutti volete mangiarne, volete mangiarne, ve la vendiamo e cose di questo genere. Sto naturalmente... Qui infatti nel libro ne parla per la questione del maresciallo d'Ancre, no? Sì, ne parlo. E quindi io sono rimasto, sono andato a controllare questi casi empirici e ho scoperto che praticamente ce n'era uno che era vero, gli altri erano soltanto propaganda dei militari, soprattutto del generale Cadorna, erano cose assolutamente non credibili. E poi c'erano tutta una serie di altri problemi. È un po' troppo lungo, come lei ben sa se l'ha letto il libro, che seguire, cioè sintetizzare questa ricerca del cannibale. Ma se che poi professore, scusatemi, è una cosa che ritorna sempre, ci fu pure nel 99 per accusare i sanvitisti di cannibalismo, però alla fine anche, ci si basa sempre, solo sul diario di De Nicola, no? Ma si ritorna sempre anche adesso. Io mi sono trovato recentemente un libro di uno storico torinese, Luca Addante, che parla del cannibalismo e si ferma sul cannibalismo dei meridionali, ma proprio una cosa proprio a tappeto, tira fuori episodi che si era dimostrato che non erano veritieri, si sapeva che non erano veritieri. Ci sono stati anche processi in cui si è smontata questa tesi. Vabbè, comunque, dopodiché questo, non solo questo storico, ma poi recentemente, per finire un libro che sto facendo, io ho letto un polpettone di 500 pagine di tale Marco Vigna, in cui ho trovato 3 o 4 pagine in cui si ritorna sul cannibalismo dei meridionali. Sta diventando una cosa incredibile, cioè che questa cosa si stia riprendendo, il cannibalismo esibito. È un esempio di falsità che aveva fatto Lombroso. Perché un esempio era vero, un altro era falso, il terzo lui lo presenta come se fosse un maresciallo, il maresciallo d'Ancre, mangiato dai briganti meridionali, non si sapeva, lui non dice dove, e invece se vai andate a cercare nelle enciclopedie, maresciallo d'Ancre viene mangiato dai popolani a Parigi. Nel 1614 o 1617 col brigantaggio meridionale non c'entrava niente, e lui lo metteva lì come uno dei casi che provavano l'atavismo dei meridionali. Ecco, ho fatto tutta una serie di indagini su tutti questi temi e l'ho presentato in questo volume.
Ma è molto grave questo, proprio qui parliamo di falsità clamorose, pur di accusare noi, la nostra gente, è una cosa gravissima. Cioè sì, riprendere un episodio del 1600... Più si trovano in difficoltà, perché vede, in questo periodo stiamo attraversando una fase molto semplice, e se mi permette, è una mia teoria, io me ne assumo la responsabilità, la dico con molta franchezza. Negli anni, diciamo, 80 circa, sono riusciti con la nascita della Lega e il successo elettorale della Lega, relativo ma poi sempre crescente, la storia ormai degli ultimi 30 anni la conosciamo, e praticamente si è riuscito a dire che esiste una questione settentrionale, e la questione settentrionale è data dal fatto che il meridione riceve troppi soldi che sono rubati al settentrione. Allora, su questo hanno marciato per 20 o 30 anni, finché non c'è stato la cosiddetta legge sui costi standard. La legge sui costi standard presentava la necessità, per essere applicata, dei LEP. Ora, i LEP sono, diciamo, quello che minimamente è garantito come intervento sociale. E allora si è andato a vedere, a misurare questi LEP, e cosa si scopre? Che non è vero che il nord viene derubato dal sud o il trasferimento di risorse. È esattamente il contrario. Il nord si prende più di quanto gli tocchi dal punto di vista di quello che sono i principi costituzionali e gli interventi richiesti per le situazioni di difficoltà economica, di povertà e cose di questo genere. Da allora, da quando si è scoperto questo, la cosiddetta legge dei costi standard non è più andata avanti. Adesso stanno tentando altre strade per aggirare la questione dei LEP, e non mi soffermo su questo aspetto, ma mi soffermo solo sul fatto che, trovandosi in difficoltà, mentre negli ultimi 20 anni non lo sono stati, stanno tirando fuori tutta la questione dell'inferiorità dei meridionali. E quindi i meridionali sono poco intelligenti, perché i test in bassi risultano con medie più basse. I meridionali sono notoriamente nella storia dei cannibali che esibiscono il loro cannibalismo, e si ritorna, pur senza dirlo, alle teorie sostanzialmente utilizzate e inventate da Lombroso. Professore, il problema è attualissimo, e poi vi dirò la mia chiusura finale, però adesso è il motivo per cui molti mi dicono: ma mica sei nostalgico, vuoi tornare a fare tornare in Borbone, regno di Napoli? Io dico: guardate, questa non c'entra proprio niente, è questione che bisogna, io come me, la mia associazione e tanti altri come me, cerchiamo di fare queste cose per togliere questo mantello lombrosiano che ci hanno messo da 160 anni. Siccome noi apparteniamo a una famiglia di giganti, la civiltà napoletana, quindi che è l'essenza finale di quella mediterranea, di quella planetaria, che cosa succede? Succede che tu, un gigante, non lo puoi distruggere a picconate, lo puoi solo diffamare. Quindi soffrendo di complessi inferiorità, lo devi diffamare fino ad insultarlo e umiliarlo. Come Mila Kundera, che disse che praticamente nel libro L'Oblio, e adesso mi sfugge il nome. E quindi queste si sono creati questa teoria lombrosiana, che purtroppo ci portiamo dietro, ma soprattutto per i nostri giovani, che vanno in giro pensando di essere figli di un dio minore. Non è così. Quindi la nostra opera è fondamentale per toglierci questo mantello lombrosiano, non per me o per voi, che a noi non ce ne importa niente, che sappiamo da dove veniamo, ma soprattutto per i nostri ragazzi, che quando devono andare in giro per il mondo devono andare in maniera a testa alta, e sapendo di stare a camminare sulle spalle di un gigante, che è la nostra civiltà, di cui tutti si sono nutriti e di cui tutti continuano a nutrirsi. Questo è il grande problema. Quindi il fatto di Lombroso è qualcosa di terribile. Trovare oggi, nel terzo millennio, ancora delle conferenze su queste cose qui è veramente aberrante. Si parla di parità di diritti, si parla di tutto, ma non si vuole affrontare il problema del Lombroso, che anticipa di un secolo quella che è la teoria nazista. Cioè, non si parla più di superiorità della razza, ma di inferiorità di razza, e ancora oggi esiste.
Noi abbiamo i nostri giovani che pensano di essere sempre stati un sud di qualcosa, non sanno nemmeno che per 8 secoli erano una patria, un regno, una nazione, chiamatela come volete. E questo è importante, per questo facciamo questo, professore, per questa è la seconda volta che io cerco di fare le puntate sull'Ombroso. E chiudo questa parentesi, che poi, professore, voi avete fatto giustamente un testo accademico d'altissimo livello, anche se facilmente comprensibile per tutti. Andando a vedere, analizzando un attimo, voi avete fatto le pulce addirittura scomodando Samuel George Morton, che come differenza, perché addirittura l'Ombroso nelle sue ricerche non le ha nemmeno protocollate. Sì. Lui si definiva ricercatore sperimentale. Allora, dietro questo libro c'è l'obiettivo di dimostrare che la teoria di L'Ombroso, anche ai suoi tempi, era fortemente screditata. Nessuno sa o dice o ripete che lui fu radiato dalla società degli antropologi. Fu radiato perché fu presentata una prova contro la sua teoria dell'atavismo, fu presentata da Andrea Verga, che era un medico molto più famoso di L'Ombroso e anche che è rimasto nella storia della medicina. E questo l'ha pubblicata, e la rivista, che era la rivista degli antropologi, fondata da Paolo Mantegazza e un altro, ha chiesto a L'Ombroso di rispondere. E L'Ombroso si è rifiutato di rispondere. Così la rivista ha impedito a L'Ombroso di pubblicare su quella rivista cose diverse se non rispondeva prima a quell'obiezione scientifica. Ecco perché L'Ombroso si è fatta la sua rivista, in cui ospitava solo coloro che scrivevano secondo le sue teorie. Allora, come vede, cioè io ho cercato di dimostrare che già allora non era una teoria scientifica, perché questa era basata su imbrogli, cioè su prove empiriche false, che poi lui cambiava come voleva. E poi c'era anche il fatto che la teoria era stata falsificata in modo rigoroso da Andrea Verga, e lui si era rifiutato di accettare il dibattito, che è una cosa assolutamente... No, ma poi, professore, noi sappiamo bene che il dogma principale della scienza è il relativismo, perché sono metodi scientifici che si confrontano attraverso tesi, antitesi, per trovare una sintesi. Quindi nel momento in cui L'Ombroso non accetta confronti, vuol dire che lui sa di stare a mentire, di dire menzogne. Certo, infatti, certo. Esattamente poi, questo è il problema. Quindi la cosa è discreditante. Ma infatti, come dite voi, come avete scritto voi, anche il suo amico Paolo Mantegazza fu disgustato dal suo modo di fare, come Andrea Verga, insomma. Ma Mantegazza disse che a proposito di Villella, cioè la persona il cui cranio portava la crocetta, la fossetta occipitale mediana, a proposito di Villella disse che era un innocente minchione, cioè un poveretto, minchione in questo senso, è innocente perché tutte le colpe che gli dava L'Ombroso di essere stato un brigante, eccetera, non erano affatto vero. Lui era un domiciliato coatto che si era preso una malattia lavorando probabilmente nelle miniere della provincia di Novara, lungo il Ticino. Allora, se questa tesi, ecco perché su che cosa è giustificata il Museo L'Ombroso. Il Museo L'Ombroso si giustifica così. Se una tesi ha avuto valore, anche se poi si è dimostrata che è falsa, che è sbagliata, quella tesi fa parte della storia della scienza. Ma se io dimostro che quella tesi non ha mai fatto parte, non è mai stata accettata dall'ambiente accademico, perché l'avevano falsificata e solo lui si è rifiutato di accettare il dibattito, e si è fatto una rivista sua che poi ha avuto un sacco di successo, ma non tra gli scienziati, l'ha avuto tra i politici, tra coloro che amavano il concetto di razza,
tra i positivisti, no? Sì, ma i positivisti sono una posizione scientifica seria. C'erano molti che non erano positivisti, che erano persone che operavano, poliziotti, per esempio anche funzionari della frontiera lì in America, che sulla base della teoria di Lombroso avevano stabilito che siccome i settentrionali erano di razza ariana, loro potevano entrare ed essere regolarizzati nel lavorare facendo il lavoro di quelli che non erano clandestini come emigrati negli Stati Uniti. Gli altri venivano rifiutati e dovevano rientrarci in clandestinità se entravano dentro gli Stati Uniti. Ed erano tutti meridionali, i quali, secondo Lombroso, non erano ariani ma erano africani, ed essendo africani erano di colore. Basta pensare al processo di Sacco e Vanzetti, no? Basta pensare a un'altra cosa. Nel sud degli Stati Uniti non si linciavano i bianchi. A un certo punto fanno un linciaggio per cui uccidono, mi pare, 11 siciliani. Sì, l'abbiamo evidenziato spesso anche nel nostro blog con degli articoli. Questa era una cosa che poteva succedere solo se tu pensavi che i siciliani erano di razza nera, di razza africana. Ora, io non sono favorevole alla razza, non è che vada a dire cioè gli africani sono inferiori o cose di questo genere. Io voglio solo sottolineare un aspetto. Già allora Lombroso ha impedito a generazioni di meridionali che sono dovuti emigrare perché non riuscivano a campare la vita nel meridione, sono dovuti andare via, si trovavano lì a perdere molte opportunità economiche semplicemente perché avevano questa reputazione che gli aveva dato Lombroso. Era un danno economico per milioni di persone, oltre che una, come si dice, una falsità, una calunnia. Sì, è estremamente grave. Ma infatti per quello dicevo, ora, professore, è estremamente attuale la cosa. Ok, cosa voglio dire? Perché noi adesso siamo a rischio della stessa operazione. Quando i nostri figli vanno all'estero, io ne ho uno all'estero, ne ho anche nipoti che sono all'estero, se vanno all'estero e a un certo punto si incomincia a diffondere questa nuova teoria neolombrosiana, secondo cui i meridionali sono poco intelligenti, mentre intelligenti come gli europei sono solo quelli del nord, che è quello che si dice abitualmente come conseguenza dei test invalsi per i risultati che portano. Allora, chi glieli dà i lavori migliori? I lavori migliori se la prendono gli altri, perché si diffida di una persona che, come diciamo, provenienza geografica, proviene da un'area in cui non si riescono a sviluppare perché sono poco intelligenti. Perché questa è la teoria, la nuova teoria neolombrosiana è questa. Il meridione è sottosviluppato perché la popolazione meridionale è poco intelligente rispetto a quella settentrionale. Ma adesso lo sa l'ultima tecnica della famosa movimento progressista qual è? Siccome non può ammettere che a livello genetico c'è inferiorità di razza, adesso invece stanno spostando l'attenzione che l'ambiente in cui si vive praticamente ti condiziona e ti fa essere inferiore. Quindi un'altra cosa, un altro trasformismo terribile. Sì, sapere che forse a me non interessa essere superiore a nessuno, ma forse noi abbiamo civilizzato il mondo, perché alla fine i nostri emigranti non sono emigrati, ma si sono ricollocati e tutti quanti hanno preso uso e costumi nostri. Questo lo sappiamo benissimo. Sì, però, la cosa adesso, è molto grave questa. Quindi adesso c'è questa nuova teoria dell'ambiente che crea l'inferiorità. Siamo proprio a livelli altissimi. Professore, andando un po' a sfogliare poi il suo libro, nel capitolo quarto voi parlate quattro certificati di morte e una scritta su un teschio. Sì. Vogliamo spiegare, allora, ai nostri spettatori? Io cercherò di spiegarlo con modo molto semplice. Il problema è questo. Chi è Giuseppe Villella? Noi sappiamo,
di questo Giuseppe Villella, che aveva 69 anni, perché ce lo dice Lombroso, quando è morto, ed è morto nel 1864. Dal 1864, togliendo 69 anni, troviamo Giuseppe Villella, nato a Motta Santa Lucia nel 1795. Ora il problema è che Giuseppe Villella, nato nel 1795, non risulta morto a Pavia, ma risulta morto a Motta Santa Lucia nel 1866. Allora, non dovrebbe essere lui. Se non che, se mi permette, io ho cercato di contestare questa teoria e ho spiegato, guardate, che queste persone di Motta Santa Lucia, noi abbiamo notizie di tre persone, due si chiamano Giuseppe Villella e sono tutti a Pavia, e un altro si chiama con un altro nome che in questo momento non mi viene, ma i due Villella sono parenti. E il terzo è un parente acquisito. Come mai tre persone finiscono imparentate tra loro, finiscono a Pavia, nell'ospedale, tutte e tre? E a questo punto io ho ipotizzato che fossero dei domiciliati coatti, perché i domiciliati coatti, dai dati che ho consultato io e che farò uscire nel prossimo libro, che forse agli inizi dell'anno prossimo sarà in stampa, partono a famiglie intere, cioè partono cugini, partono zii, nonni, nipoti, bambini piccoli, partono i cognati, cioè le donne maritate con queste persone. Quindi noi quasi sicuramente sappiamo che queste persone sono andate, sono state portate lì perché sono state mandate al confine. E poi spiego tutta una serie di altre cose, e alla fine come spiego che questo Giuseppe Villella, nato nel 1795, risulta morto nel 1866 a Motta Santa Lucia, mentre Lombroso ci dice che è morto all'ospedale nel 1864. Io ipotizzo una cosa molto semplice. L'ospedale, come faceva spesso, avendo trovato nel cranio la fossetta occipitale mediana, ha trattenuto il corpo e non lo ha restituito per dargli sepoltura. E quindi praticamente non è arrivata notizia della morte, perché se arriva, per far arrivare notizia della morte, diciamo, il corpo doveva essere consegnato dall'università. In genere l'università, ogni giorno l'università di Pavia di quei tempi, pigliava 6 o 7 cadaveri di gente che non avevano parenti, o gente che erano nei manicomi, avevano problemi psichiatrici, cioè gente abbandonata dalla famiglia, di cui nessuno reclamava il corpo, e facevano lezione con questi cadaveri agli studenti. Non potevano mandarli a sezionare persone vive, insomma, quindi cominciavano sui cadaveri. Allora, quando avevano bisogno di un corpo, dopo aver fatto delle autopsie, e avevano bisogno ancora perché avevano trovato qualcosa di interessante, se lo nascondevano, non lo restituivano, e quindi non arriva la notizia della morte al prefetto di Pavia, il quale non la comunica al prefetto di Catanzaro, e quindi non arriva al comune di Motta Santa Lucia. E siccome non arriva, a un certo punto il sindaco si trova in difficoltà e dice: ma questo sappiamo tutti che è morto, però bisogna registrarli, non abbiamo nessuna notizia di quando sia morto e di dove sia morto. E loro fanno finta che sia morto nel 1866. Io ho analizzato il certificato di morte firmato dal sindaco, e ho scoperto che il certificato di morte non è firmato alla presenza di testimoni della famiglia, cioè di parenti, ma è firmato alla presenza di due analfabeti,
i quali devono mettere, mettono una croce. Quindi il sindaco praticamente ha preso due analfabeti, così non gli faceva capire cosa stavano firmando, e gli ha detto mettete una croce qui, o forse l'ha messa lui. Quindi il certificato di morte, nella mia ipotesi, come cerco di dimostrare in questo volume, di Giuseppe Villella, nato nel 1795, è un, come si dice, un autentico falso. Che vuol dire falso ma anche autentico? È falso perché non è vero, non sono veri nel certificato di morte i dati relativi al luogo e al giorno, ora e anno, mese e anno in cui è morto. Ma è autentico perché il certificato di morte viene firmato da chi lo deve firmare, cioè dal sindaco, dall'ufficio anagrafe, e sostanzialmente dal sindaco. Quindi è un documento vero, autentico, ma è un documento che è falsificato perché non si sapeva dove fosse morto sta persona che tutti sapevano che era morto. Ecco perché ho fatto questa indagine su quattro certificati di morte. Però anche quei quattro certificati di morte mi dava anche l'indicazione del fatto che la mortalità dei domiciliati coatti che finivano a fare lavori come quello di lavorare in miniera era molto elevata. Se ce ne sono stati tre che sono morti ed erano tutti di Motta Santa Lucia, è perché Motta Santa Lucia è abbastanza piccolo, non aveva centinaia di gente inviata al confino. Ne aveva probabilmente una decina. Tre muoiono, degli altri non si sa, però questi tre muoiono, e noi sappiamo che questi tre muoiono soltanto perché Giuseppe Villella è diventato un caso perché l'ha studiato Lombroso. Non avremmo neanche saputo che i domiciliati coatti morivano come le mosche. Sì, professore, il problema è che quando si fa una ricerca scientifica di questo livello, ma che un accademico o chi conosce bene la materia può fare, veramente diventa triste vedere come istituzioni pubbliche hanno cercato di creare questo mostro. Infatti nel capitolo sesto, andiamo un po' avanti perché sul cannibalismo già l'abbiamo parlato, lei parla proprio di antropologia criminale e il mostro sociale, insomma, qui proprio avviene proprio questa ricerca che alla fine è qualcosa di terribile per la socialità, soprattutto per la nostra terra, per le nostre identità. Qui lo mette bene in evidenza in questo capitolo. Sì, poi c'è il caso di Verzeni di Bergamo. Lei, sì, Verzeni. Se mi permette, le racconto un aneddoto. No, allora, un amico a un certo punto si presenta lì da me e mi dice, da me all'università, nel mio ufficio, e mi dice: vi siete mangiati il maresciallo Dank, voi meridionali, i briganti se lo sono mangiato. E poi, parlando del più e del meno, esce fuori che Giuseppe Villella è un atavico, eccetera. Io ho detto: sì, ma guarda che Giuseppe Villella non è un cannibale. No, ma che dici? Vi siete mangiati il maresciallo Dank? E tornava sempre con questo maresciallo Dank. A un certo punto mi tira fuori una fotocopia di una pagina in cui c'è scritto l'atavismo di Giuseppe Villella. E io ho guardato, ho visto, aspetta un attimo, ma questa pagina lì? Allora, sono sceso giù in biblioteca e ho preso la prima edizione dell'Uomo Delinquente e ho cercato più o meno la stessa pagina dove tra gli atavici c'era anche Verzeni, un bergamasco. Nella terza edizione dell'Uomo Delinquente, Verzeni sparisce, viene trasformato in una delinquente occasionale, non delinquente atavico. La figlia, dopo la morte di Lombroso, rivela che il padre ha sempre pensato che Verzeni fosse un atavico, in quanto cannibale, tra l'altro, perché cannibalizzava pezzi di corpo delle vittime, aveva ucciso quattro persone.
E quindi dice, lui lo ha sempre pensato, da quando l'ha intervistato la prima volta fino alla fine l'ha sempre pensato. Allora sono andato a riguardare le sue opere e sì, è vero, fino al 78 lo dice che Verzeni è un atavico, poi lo cancella e lo fa sparire per 20 anni, poi lo fa ritornare alla fine della cosa, dopo che è stato deluso perché lui ha fatto questi imbrogli, perché sperava di essere fatto senatore, ma la comunità scientifica ha sempre posto un veto sul fatto che venisse nominato senatore del regno. E quando lui capisce che non diventerà mai senatore, diventa all'improvviso socialista e comincia a rimettere Verzeni tra i criminali atavici, cioè un bergamasco. Ma com'è attuale quello che dite, che state dicendo adesso? Ci sono una marea di, si può dire, di virologi che hanno trovato spazio nella, hanno avuto luce della ribalta, addirittura qualcuno è riuscito anche ad arrivare in Parlamento. I tempi si ripetono sempre, Vico. A proposito, professore, vedo nel suo testo non poteva non iniziare a parlare partendo da Vico. Come mai questa... Subito parte con Vico. Innanzitutto una mia passione per Vico. E poi il fatto che Lombroso, quando è giovanissimo, cita Vico, ma non per quello che per cui Vico è noto. Cita delle cose marginali di Vico. Si fa forza della grande reputazione di Giambattista Vico, che guardate che è uno dei più grandi filosofi dell'umanità. Napoletano, tipicamente napoletano, eccetera, ed è un grande filosofo. Io ho sempre rimpianto il fatto che, a parte alcuni filosofi napoletani che lo valutano molto, ma perché è cattolico, non è giacobino, è cattolico, ma come dice il professor Di Mieri, Vico è il filosofo italiano più studiato al mondo, come dice il professor Di Mieri, se lo dice lui è una garanzia. Sì. Lui è Machiavelli, devo dire che ce la giochiamo. Vabbè, anche Machiavelli più come uomo politico, però non come filosofo. Sì, no, come filosofo no. E devo dire che Vico è stupendo, è meraviglioso, anche per capire il meridione. Io ho scritto un libro su Vico. Sì, bellissimo. E ho raccontato cosa c'è dietro la sua filosofia, perché c'è anche un tentativo di collaborazione con i riformisti del regno. Da Vico nasce tutto un movimento liberale, liberale non nel senso sabaudo, liberale cattolico liberale, è un movimento molto, molto importante che conosce personaggi di grande spessore meridionali. Prima o poi lo farò, questo elenco dei liberali di formazione vichiana. Ci saranno molte sorprese per le persone che vengono. Vabbè, Vico, parliamo di un monumento, quindi... Sì. Però, ora, questo monumento non lo conosce, non lo legge bene quasi nessuno. E lo so che non lo legge bene, professore, noi siamo in mano ai giacobini in Italia, soprattutto a Napoli, soprattutto nel, mo si può dire, meridione, quindi Vico è un personaggio molto scomodo. Se noi basta però, pensare che Marotta ha voluto fare storia, Marotta ha voluto fare biblioteca di studi filosofici andando ad acquistare... Però vede, io quando la filosofia ce l'avevi in casa, quindi di che parliamo? Però voglio dirle una cosa. Anche questa è un'operazione lombrosiana, eh? No, vabbè. Voglio dirle una cosa, la lettura di Vico, distorta a mio avviso, pro domo sua, la fa Benedetto Croce e la continua Giovanni Gentile. E sì, è ovvio, questo... è Maso Giacobini. Appunto. È un solo, ma sono hegeliani. E quindi hegeliani, non hegeliani, non hegeliani come, Giacobini, quelli sono. Come un anticipatore di Hegel, e invece non è vero. E io lì nella mia interpretazione, però cosa vuole? Non mi posso immaginare di avere la stessa funzione che ha avuto Croce. Cioè, io sono un artigiano, lavoro. Vabbè. E poi... Comunque solo loro, per, comunque,
Comunque solo loro, solo loro pensano che è un anticipatore di Hegel. Il Filangieri lo chiamava il loro patriarca, ma Vico è stato l'anello di congiunzione tra la filosofia del passato e quella del moderno che ci si stava... Sì. Per me, io sono ignorante, sono veramente ignorante, ma con la filosofia con Vico ha un punto di fermo, forse termine, dopo è tutto uguale, lui lega il passato con il futuro, con il presente e lo proietta nel futuro, perché c'è il trascendente che comunque viene applicato ai tempi che stanno cambiando, quindi inutile che andiamo... Ma guardi, ha influenzato anche persone laiche, fatto degli studi su Silvio Trentini, che è stato un organizzatore della Resistenza, prima in Francia e poi in Veneto, e viene influenzato moltissimo da Vico e comincia a capire la politica con Vico. Quando legge Vico, io ho trovato gli appunti, 19 pagine fronte retro, in cui fa una lettura di Vico stupenda. Non per ripetere, ma che il professor Di Miere non ha bisogno di dei nostri complimenti, ma lui mi disse trova la biografia di me medesimo di Giovan Battista Vita, noi l'abbiamo pubblicata sul blog a puntate, sì. Basta leggere la biografia di Giovan Battista Vico scritta da me medesimo per capire chi è Vico, basta solo quello, quindi inutile tornando un po' verso il libro, che poi andiamo verso la conclusione, sì. Qui c'è pure il capitolo dedicato a Giuseppe Musolino, che era un brigante di fine Ottocento, importantissimo, ecco, per la storia. L'ultima interpretazione di Lombroso relativa a un brigante, perché lui è fissato con i calabresi, quindi fa studi soprattutto sui calabresi. Musolino non gli appariva atavico e lui doveva giustificare per quale motivo fosse invece atavico come tutti gli altri. Questo lo ha portato anche a ridefinire la sua teoria delle due razze. Non so se lei conosce la storia, gliela dico subito. Lui sostiene all'inizio. Io sono un umile alunno che vuole imparare, professore. Questa gliela spiego in un attimo, perché cosa succede? Lui presenta questa teoria secondo cui i settentrionali sono ariani e i meridionali invece sono africani, quindi ci sono due razze. A un certo punto Scipio Sighele, che è un allievo di Lombroso, cioè è allievo di Enrico Ferri, che è stato anche segretario del Partito Socialista per due volte. Un nipotino di Lombroso, perfetto. Gli dice, ma scusatemi, se ci sono due razze, una settentrionale e l'altra meridionale, come fa a esserci un'unica nazione? È evidente che noi abbiamo fatto male a unificare queste due razze in un unico Stato. Ce ne dovevano essere due. Questo è il succo del suo discorso. Quando lui capisce che in questo modo può mettere in discussione il risultato del Risorgimento, scrive degli articoli sul Corriere della Sera per ridefinire la sua teoria. E la sua teoria è questa. I settentrionali sono tutti ariani, e qui non cambia niente. Ma i meridionali si dividono in due razze, cioè l'élite, cioè quelli che governano, quelli che hanno accettato il risultato del Risorgimento, che sono Benedetto Croce, che sono i fratelli Spaventa, Francesco De Santis, un altro bel personaggio. Tutti quanti sono ariani perché discendono dai greci, i greci antichi. Sì, mentre sì, poi lo riprende pure Hitler, pure il nazismo riprende questa teoria. E il popolo invece, che è magari anche quelli di cultura e lingua grecanica, non sono discendenti degli antichi greci, ma sono discendenti dei bizantini, e i bizantini erano asiatici. Come se bizantini era robetta. Ora, a parte il fatto che lui li definisce africani e non erano africani perché erano romani, ma lasciamo perdere. Quindi alla fine lui si serve di Musolino
per ridefinire questa teoria, per ridefinirla in modo che il suo nipotino non facesse saltare tutto il giocattolo, maggiore, il giocattolo, attribuendo a lui la responsabilità, che questa era la cosa peggiore, attribuendo la cosa. Ma la cosa triste è analizzare e vedere come usava, come faceva lo scienziato questo soggetto, insomma. Ma il capitolo 9 dedicato a Vilfredo Pareto e l'affare del Defrus? Ah, guardi, Pareto è uno è una persona seria. Cioè, di Pareto nessuno ha letto, per esempio, Cronache Italiane, che è una denuncia fatta per 5 anni. Lui aveva una cronaca, cioè una rubrica, si direbbe oggi, su un giornale importantissimo, il Giornale degli Economisti, e parlava della corruzione politica in Italia. Per 5 anni gliel'hanno fatta fare e poi gliel'hanno tolta. Ed è uno anche dei motivi per cui lui se n'è andato a insegnare in Svizzera. Pareto, a un certo punto entra in contatto con Lombroso, perché Lombroso gli chiede una raccomandazione per un suo allievo. Così, non si conoscevano, eccetera. Dopodiché, interessante è che Lombroso la raccomandazione non riesce a ottenerla. Poi non è più Lombroso che cerca Pareto, ma a un certo punto è Pareto che cerca Lombroso. Perché lo cerca Lombroso? Perché Lombroso è in corso in un incidente, è andato, ha chiesto alla polizia di Parigi di ricevere delle foto segnaletiche di donne criminali. Il funzionario della polizia che gestiva queste foto era un antisemita e Lombroso era, diciamo, ebreo. Allora, in un Mediterraneo. Gli fa uno scherzo brutto, non gli manda le foto delle donne criminali, ma gli manda le foto di onestissime donne che cercavano l'autorizzazione per mettere le bancarelle nei mercati, quindi delle commercianti. Beh, diciamo, imbrogliavano sul peso magari, però non erano delle criminali, ma un'attività, diciamo, tranquilla di sopravvivenza di queste donne. Lombroso prende queste foto, convinto che siano di donne criminali, e le presenta in un suo libro sulla donna criminale come casi di lampante manifestazione nel viso e nei tratti somatici dell'atavismo di queste criminali. Cioè, dice, queste criminali si vede, guardate, Tizia ha questo al muso così, l'altra ha il naso posà, e cose di questo genere. Quando esce il libro, da Parigi arriva la notizia che il libro, che le foto messe da Lombroso nel libro non sono di donne criminali, ma sono di commercianti. E allora ci perde la faccia. A quel punto Pareto gli scrive e gli dice: com'è questa storia con questo funzionario di polizia, che tra l'altro è un personaggio, diciamo, che aveva avuto un ruolo negativissimo nell'affare Dreyfus, quindi lasciamo perdere, un personaggio squallido per molti versi. E lui cerca di rispondere, di difendersi, eccetera, e Pareto lo sfotte di brutto, anche perché Pareto gli ha fatto una recensione dell'Uomo Delinquente, della quinta edizione dell'Uomo Delinquente, in cui ha sostenuto che Lombroso non fa discorsi scientifici, non porta prove scientifiche, ma sproloquia continuamente, selezionando i casi a lui favorevole e ignorando quelli contrari. Questo è tutto il mio libro, è una ricerca di casi favorevoli, cioè è un tentativo di dimostrare che Lombroso prendeva i casi favorevoli e ignorava quelli contrari. E il libro... Ora, questo modo di operare non è scientifico, era vecchio, di un modo di fare la scienza prima dell'esperimento scientifico. C'era qualcuno che faceva così, ma dopo che nel 500, 400, 500 si cominciano a fare i grandi esperimenti scientifici, questo modo di operare era stato abbandonato. Ogni tanto veniva ripreso da persone che non facevano scienza,
ma che volevano dimostrare di avere ragione sempre. Ma c'è una cosa che io ho imparato nel mondo accademico, devo dire la verità che per impararla ho utilizzato una analisi della sociologia della conoscenza di Merton. Merton è un grande sociologo della conoscenza. Merton ha detto: ci sono due strutture nell'università. Una è la struttura cognitiva della scienza, l'altra è la struttura sociale della scienza. Che cos'è la struttura sociale? La struttura sociale è che nelle università, nei centri di ricerca, c'è sempre un rettore, un organizzatore, uno che porta i soldi e che comanda, e magari non è un grande scienziato. E poi ci sono quelli che fanno le grandi scoperte e durante la loro vita sono completamente ignorati. Allora, dice, questa è la forza della struttura sociale della scienza. La struttura sociale della scienza fa resistenza a tutte le idee nuove, indipendentemente dal modo come siano argomentate. È molto difficile riuscire a inserire una teoria che contesta parte delle convinzioni della struttura sociale della scienza. Però questi che sono emarginati, sono scienziati bravi e sono per lungo periodo emarginati, fanno fatica, costituiscono la struttura cognitiva della scienza. Il presente non è loro, perché è della struttura sociale della scienza, ma il futuro è della struttura cognitiva della scienza, perché quando muoiono, quando muore la generazione di quelli che sono, comandano nella struttura sociale della scienza, le nuove generazioni dimenticano i vari rettori, i capi delle strutture di ricerca, eccetera, e si ricordano soltanto di quei pochi che hanno fatto grandi scoperte. La storia è fatta dai grandi, poi quella, quindi un po' come gli artisti che passano in gloria e fanno i soldi dopo la loro morte. Beh. Cosa vuole? Van Gogh non ha mai venduto un quadro, adesso costa miliardi un quadro di Van Gogh. Vabbè, comunque, oddio, non è che sulla scienza è un po' diverso il discorso, però... No, secondo Merton non è affatto diverso. Capisco che secondo Merton, però vabbè, che vi devo dire? No, deve considerare una cosa: se qualcosa è importante per la sopravvivenza o per la competizione, per esempio, quando la Russia e gli Stati Uniti erano in condizioni di guerra fredda, arrivare per primi sulla Luna era un fatto importante, e lì hanno messo gli ingegni migliori e non pigliavano i cretini, ma in qualsiasi altra struttura, se non c'è una questione di sopravvivenza, puoi prendere benissimo i cretini. Vabbè, certo, ma diciamo che la teoria di Merton, più che altro, anche se è discutibile, però alla fine avviene nella praticità, nella pratica accade questo, e quindi bisogna prenderne atto. A me è servita sempre per lasciarmi un po' di ottimismo. Io penso sempre che quando sarò... È lo scontro tra il cuore e la ragione. Il cuore ti dice che è sbagliata, però alla fine nell'applicazione pratica accade questo e dobbiamo prenderne atto. Professore, prima di andare alla conclusione, c'è anche da dire questo, che Lombroso, compreso la Finia, forse era anche un po' misogino, perché lui le donne le ha fatte a pezzettini. Aveva un pensiero sulle donne terribile. Non c'è dubbio. Eppure ha avuto due figlie intelligenti, ma sosteneva che le donne erano cretine. Ma non ci posso fare niente io. Figuratevi, lui le donne le ha fatte a pezzettini, le considerava un passo al di là, un passo più avanti di un animale selvatico. Sì, questo è vero. Anche le figlie, anche la figlia che fece degli studi pensava questo. Comunque, poi non capisco assurdo la figura di Lombroso, soprattutto in un paese come l'Italia, dove c'è un movimento femminista che dal punto di vista della caciara è molto forte, accetta Lombroso in questo modo. Ma chi se lo ricordava Lombroso? Chi si ricordava i suoi studi discriminatori nei confronti delle donne, il fatto che gli attribuiva le peggiori cose, che le considerava delle cretine? Ma chi se le Professore, ricordava? Chiudiamo con l'ultimo capitolo, perché ne ho saltati tanti, se no durante la professione poi lei chiude col capitolo l'identità nazionale come problema, e lo lega a Lombroso. Ci faccia la sua chiusura su questo suo... Ma molto semplice.
Lombroso sosteneva che c'erano due razze. E perché ci sono venuti a rompere le scatole, a farci diventare un'unica nazione, se eravamo due razze? Quando i settentrionali sono convinti di questo, è chiaro che se erano due razze non dovevano parlare di unità nazionale, non c'era un'unica razza, un'unica nazione, perché eravamo due popoli completamente diversi. Avremmo dovuto essere autonomi, gestirci con le nostre istituzioni, con i nostri regni o repubbliche o cose di questo genere. E qui a questo punto io faccio un discorso, accenno a qualcosa che a me sta molto a cuore, ed è il problema che viene affrontato da Gigi Di Fiore con molta intelligenza, secondo me, però con scarsa conoscenza della storia. Non è compito suo conoscere tutta la storia, però guardate che noi abbiamo come meridionali resistito per 800 anni in un unico regno che ha mantenuto intatti i suoi confini, e non potevamo farlo se non avessimo avuto sentore di essere un unico popolo. E qui questo è il problema. Ma noi abbiamo avuto anche un'epopea che nessuno dei meridionali la conosce, perché è stata cancellata. L'epopea è quella della Chanson de Geste. C'è una Chanson de Geste che è stata fatta, due versioni manoscritte sono state fatte dai Normanni e dagli Svevi, uno dai Normanni, cioè da Costanza d'Altavilla, l'altro da Federico II, che è la canzone della Spremonte. La Chanson da Spremonte, sì. E su quello io ho scritto tanto, non voglio scrivere delle cose noiose, ho scritto per internet, a dire la verità. Non voglio scrivere delle cose noiose e quindi vorrei affrontarle in modo molto più leggero. Ho tentato con questo articolo che ho mandato a Raffaele Nigro, spero che esca prima o poi, perché così forse sì, così dopo che lo fa uscire Raffaele Nigro, lo facciamo uscire anche noi sul nostro blog, diamo precedenza a chi è più importante di noi, insomma. Perché lì quelle due chanson sono l'epopea nazionale. C'è uno storico che in questo momento non mi ricordo come si chiama, importante sul tema della nazionalità, che dice che le nazioni che nascono hanno bisogno di una loro epopea. E parla, i francesi hanno l'epopea della Chanson de Geste, i cosi hanno il ciclo di, gli inglesi il ciclo di Re Artù, i tedeschi hanno, non mi ricordo quale, la fase dei Nibelunghi, cioè, non mi ricordo. Sono tutte epopee fantastiche, e noi abbiamo una chanson da Spremonte, che è una canzone che descrive la resistenza all'invasione saracena. Noi siamo il terzo confine d'Europa, perché gli arabi hanno prima tentato di arrivare, di occupare l'Europa passando per la Spagna, e sono stati fermati a Poitiers. Poi hanno tentato di arrivare al centro dell'Europa passando per Costantinopoli, e sono stati fermati per 800 anni lì. E poi hanno tentato, sempre dall'Ottocento fino al 1000, di passare attraverso l'Italia, la penisola. Sono riusciti a conquistare la Sicilia, e poi la Calabria li ha fermati. La Chanson da Spremonte è la storia in forma di epopea della resistenza che hanno fatto non solo in Calabria, perché guardate che... Ma professore, noi qua siamo sul Garigliano, noi abbiamo avuto per due secoli qui sul Garigliano, sì, che poi fu fatta la prima Lega Italica con... tra Napoli, Gaeta e Sorrento, che cacciarono i saraceni qui sulla foce del Garigliano. Era quello che stavo dicendo, perché questa epopea non riguardava solo la Calabria. La Calabria fu il caso più eclatante, perché la Spromonte fu circondato per varie volte e non fu mai conquistato. La montagna non riuscirono mai a conquistarla, tant'è vero che noi ancora consideriamo la Spromonte come la montagna sacra. Cioè per noi è una montagna sacra, e ha avuto un ruolo importantissimo, un santuario che c'era lì per questo tipo. Poi su questo, finiti questi libri che sto facendo sulle morti nascoste,
mi vorrei concentrare su questa parte. Bellissima, sicuramente. Da fare pubblicazioni su questo. Ma comunque, ripeto, questa epopea è stata molto letta in tutto il Meridione, perché era Federico II, prima era Costanza d'Altavilla, e poi Federico II, che la facevano raccontare dai menestrelli che andavano in giro. I famosi cantastori, no? E questa qui era fatta per far nascere l'idea dell'esistenza di un unico popolo, perché aveva la stessa storia di resistenza ai saraceni. Professore, chiudiamo dicendo che poteva nascere una nuova nazione se Ferdinando IV avesse permesso di farci cavalcare l'onda dall'epopea dei sanvetisti, che lì poteva nascere la nuova nazione moderna. Ma lì c'è un problema, eh. Io lì su Ferdinando IV, è come ha trattato Fabrizio Ruffo, ma pure come trattò i sanvetisti e Lazzari, lui fu un grave problema, perché da quella epopea poteva nascere la nuova nazione moderna. Lo sa lei cosa che sanno pochi, che Fabrizio Ruffo era stato ministro dell'economia nel regno pontificio e aveva fatto una serie di riforme. Sono 7 anni che lo stiamo studiando, lo portiamo in tutta Italia, professore. Ma dopo 10 anni che faceva questo, lo hanno buttato fuori perché dava fastidio, voleva fare delle riforme serie. La prima e più importante era la riforma del catasto. Comincia a fare la battaglia di riconquista dei territori, partendo con 8 compagni dalla Sicilia, attraversando lo stretto. Abbiamo fatto, se si ricorda, abbiamo fatto quella trasmissione sul 1799 in Calabria, e quindi già abbiamo trattato, ma poi sul 99 bisognerebbe scrivere ancora molto. Tutti hanno un nervo scoperto per tutti, per i giacobini, per i borbonici, è una materia che scotta per tanti. Sì, quando nel 1806 Ferdinando IV ripropone a Fabrizio Ruffo di rifare la stessa impresa, Fabrizio Ruffo gli ha detto: certe pazzie si fanno una volta sola, non l'ha sfruttata. Poteva essere il fondamento, non era credibile. Lui aveva promesso una riforma del fisco, perché faceva pagare suo fratello, che era duca di Bagnara. Lo faceva pagare sulla base di quanto reddito aveva, in tassa standard per tutti. Hai tanto, paghi tanto. Ed era inconcepibile quella. Ma infatti, professore, quello è stato il problema. Noi avevamo anticipato i tempi. Se lui avesse cavalcato l'epopea dei sanvetisti, avevamo un'altra storia. Ma comunque con i se e con i ma non si fa nulla. Possiamo solo analizzare con gli occhi del presente quello che è accaduto, cercando di prendere il meglio per imparare qualcosa e dare qualcosa ai nostri giovani. Ecco perché la questione Lombroso è delicatissima. Io vi ringrazio, professore, perché siete stato preciso, nonostante siete un accademico di rinomata fama e soprattutto scrive delle cose incredibilmente belle, ci ha fatto vedere il lato di Lombroso in maniera diversa, ma anche comprensibile. Io faccio vedere un'altra volta questo libro, eccolo qui, Stato carnefice, uomo delinquente, la falsa scienza di Cesare Lombroso, che consiglio a tutti di acquistare. L'uomo delinquente è col punto interrogativo. Sì, è ovvio. Perché l'uomo delinquente è il libro di Lombroso. Sì, e allora consiglio a tutti, l'editore è Magenes, è un libro veramente scorrevole, ma molto molto puntuale e di impostazione scientifica. Sicuramente ci rivedremo presto per il suo ultimo lavoro e vi auguro una buonissima serata. Arrivederci, grazie. Grazie per l'attenzione. Grazie a voi.